anche il terzo l'abbiamo. Esatto. Abbiamo ammazzato anche il terzo. Anche il terzo è andato. Che ore sono fatte? Sono le 3. Qua finisce che finiamo il gioco di stasera. Allora. E se effettivamente c'è il quarto e poi effettivamente non c'è più un cazzo. No, ma magari ci sarà la... Io beh, do abbastanza per scontato che ci sia una sorta di finale. Comandi Una Miranda. volta scopate le quattro famiglie, c'è Però Madre Miranda. poi di fatto, Allora, così possiamo anche capire perché cazzo è rosso sto posto schifoso. sì, c'è un tesoro di vicino, capita la mappa. E lì bisogna ci dobbiamo andare adesso. Allora, vabbè. Qua la chiave col feto a 6 ali non ce l'abbiamo ancora. Qua è la stanza del tizio, che comunque era ordinato, guarda lì, c'aveva il pane azzimo, c'aveva le patate. Allora, Madre Miranda mi ha dato un barattolo con dentro Rose. Pensavo mi avrebbe escluso perché tutti mi odiano, povero. Fai schifo però, anche tu, porta pazienza. Ma Heisenberg dice che ognuno ha avuto un pezzo di Rose perché la cerimonia non può funzionare se non ci siamo tutti. A Madre non sembra importare. Madre dice che Rosa è un involucro. Con un involucro, madre può riavere la sua bambina perduta. Esatto, vedi, rivuole Evelyn. Anche se è morta tanto, tanto tempo fa. Ma se madre lo farà, che ne sarà? Non sono suo vero figlio. Mi abbandonerà? No, non voglio. No, 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 non lo fa. Cadù. Vedi com'è il virus? Cadò. Poi, chiave. Attenzione, Cadù però e... Vabbè, aggiungiamo queste due ali. Ah, interagisci? Ok. Attenzione. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold. Not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. E boh, che fiale. Vabbè. Va bene. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. No, questo Cadù. Esatto. Cadù. Perché stavo cercando di ricordarmi il diario del tizio. Cadù è quello che lui ficcava per far diventare Sì, la che gente ficcava involucri. dentro. Esatto. Ficcava dentro, il caduto nello stomaco. Quindi è comunque un parassita. Esatto. Adesso con questa chiave possiamo aprire. Aprire sta shortcut. Boh, qua è rosso, quindi cerchiamo bene che cazzo c'è. Tanto lui oramai Cerchiamo cos'è è rosso. E morto. poi in realtà arma nascosta di Morò. Vedi che qua ci stiamo lasciando indietro un sacco di tesori, no, che non stiamo prendendo. No, ma in realtà non c'è nessuna porta che porta lì. Come cazzo faccio? Allora, adesso io sto girando qua. Allora, qua ho trovato una gemma. Forse era quella. Ed era Ah no? esattamente la gemma. Ok. Era la gemma, però sta arma nascosta di Morò. Dio po'. Allora, ti ricordi dove abbiamo preso la barca? Dove Sì? abbiamo preso la barca che vedevamo che c'era una barchetta con uno scrigno? Penso che sia quello, solo che adesso si è spostato. E bisogna andare lì perché dove prima c'era l'acqua, mo si può camminare. Ok, allora aspetta. Quindi devi andare in quel posto lì. Prendo solo la gemma che hai trovato tu. E quindi se così stanno le cose, vuol dire che secondo me il cimelio segreto dei Dimitrescu ce lo siamo girato nel culo. Però angelo d'argento non c'entra una minchia con l'arma Ah, segreta di Morò. trovato. Allora, no, angelo d'argento va bene, però non è l'arma segreta di Morò. Quindi dove siamo usciti con la barca per andare lì? Aspetta, ci sto andando anch'io, tanto. Un attimo, io mi pesco i pesce gatti qua. Una prova che possiamo fare che può esserci d'aiuto, sai qual è? Ora che abbiamo la roba per il ponte levatoio,
Andiamo a tirarti giusto ponte levatoio prima di proseguire. Vediamo se ci fa tornare nella vigna. Ma tu dici il ponte levatoio che c'è dal castello e il ponte levatoio quello che c'è... Tutti e due, li proviamo entrambi. Perché se riusciamo a finire nella vigna ci possiamo prendere il tesoro di Mitrescu a posteriori. Se così si... Porta meccanica. Aspetta, Beppe. C'è una porta meccanica. Vedi che c'è un punto esclamativo con la porta meccanica che poi porta a dove sta l'arma nascosta. Porco c***o, te ci sei salito, non mi hai detto niente. Ah, ma aspetta, ma io sono ritornato giù perché ho ricaricato il salvataggio. Ho capito, ma te, se avessi guardato la mappa andando su, per l'arma nascosta lì bisognava andare. Ah, boh, quindi devo tornare su, Eric. Appare di sì, perché c'è una porta meccanica. Vedi? Porta meccanica, toh. Allora... Ruota... No, non era la ruota del pozzo. Dov'era? Come si chiama quel pezzo lì? Manovella. Vai. Pianta sta manovella e vedrai che andiamo a pigliarci la cosa di Moro. Io sono uscito dal mulino adesso. No, ma sono rincoglionito. Ma il mulino si fa... Ma sei uscito dal mulino, giusto? Eh sì. Quando torni su. Eh sì. E dove sta la porta meccanica del Cristo? Aspetta. Beppe, due porte ci sono. Una torna al villaggio, una è la porta meccanica. Ma c'è un punto esclamativo enorme. Come fai a non trovarla? È segnalata. Attenzione. Ah, ma tu sei già alla vecchia città orientale? Ma che vecchia città orientale? Esci dal mulino! Come sei uscito dal mulino? Sulla destra c'è una porta con un punto esclamativo enorme. Di che parli? Aspetta. Parlo di Gesù Cristo. Aspetta, esco dal mulino. Allora... Ah, qua c'è porto. Scusa, ok, manovella. Scusa, non l'avevo... Oh, la sto aprendo. Allora, siamo calmi. Questo è blu, questo è blu. E qua vedo il tesoro, esatto. Dall'altro lato sento dei rumori di Cristo, tra l'altro. Ce la faranno prendere sto... Esatto. Ce la faranno prendere questo tesoro in modo easy o no? Boh, via. Mi sa che non vogliono. Ah, ci sono gli uccelli che volano. Madre Miranda mi ha dato una montagna. Ora posso fare tanti esperimenti con Cadu. Questo è il mio laboratorio segreto speciale. Oggi ho fatto 3 esperimenti con Cadu, ma sono tutti falliti. Ho fatto un disastro. Ho inserito il Cadu e poi ho provato a iniettare del sangue di luvo nella spina dorsale. Il tipo ha iniziato a contorcersi e poi ha ucciso il mio assistente. Non sapevo come fermarlo, ora gli ho messo in una gabbia. Ora devo dargli da mangiare. Quindi praticamente sto Cadu è versatile. Se lo mischi a sangue del lupo diventano licantropi. Se lo mischi a sangue di sta minchia diventano vampiri. Guarda lì. Wolfsbane. Niente, ho preso l'arma nascosta di Cadu. E poi qua cosa c'è? Sì, adesso ci sto arrivando, sto ammazzando solo un po' di zombie. Cioè, quelli volanti mi girano i coglioni onesto, eh. Te lo dico chiaro. È chiusa l'altro lato. Buongiorno, raga. No! C'è un problema. Là. Fuck. Che mira di... Affanculo. Mi sono andato in pelagare. Ok, ho ammazzato. Sì. Te lo ricordi il coso grosso? Il canto grosso. Sì, sì, quello ammazzato con l'arma segreta di Moro. Esatto. Con la mano. Usa sta ruota del...
quindi adesso arriverà. Ok, questo pozzo è fatto, me ne posso andare. L'ho ammazzato anch'io, due colpi. Due colpi di magno. Esatto. Io uno l'ho sprecato, l'ho sparato in più, però boh. C'è un pozzo, è sotto, io mi sono ancora fatto sto pozzo. Hai fatto la sfera con la sirena. L'ho presa, l'ho trovata, però ora non mi ricordo dove cazzo era. Era dove... dove usciamo dal mulino, dietro al mulino era. Tu mi dici dietro al mulino. Sì, sì. Ah, guarda l'ho qua. L'ho trovato. Sfera della sirena. Dove cazzo è? Qua. Ah, madonna, un po' di frame rate qua. Un po' di lag, esatto. Non ci piace sta sfera con la sirena. Alla Play 5. Che Dio l'hanno pensato. Ma no, guarda, tanto non la prende nessuno. Lasciamola così. Teschio d'assenzio. Ok. Così abbiamo preso anche questo. Quindi ora ce ne possiamo andare. E andiamo a vedere questi due ponti levatoi. Che dici? Sì, sì. Oh. L'ho sbloccata? In realtà c'è una porta meccanica da aprire mentre che stiamo andando giù di qua, guarda. Ah sì? Nella vecchia città orientale, quello che dicevo prima. Eh no, lì è quella famosa che ti ho detto da vita che te lo dico, che come cazzo ci arriviamo. Che pensavo ci arrivassimo da qua. Secondo te? Non lo so, perché poi era arrivato, ti ricordi che era arrivato il lupo? This way qua apparso. Stavamo proprio provando a fare quello quando è arrivato il lupo. Adesso per il lupo l'abbiamo seccato. E quindi ci possiamo provare. Esatto, tra l'altro, vecchia città orientale. Perché io ho pensato, passo di qua, ma qua vedi che è tutto chiuso, porco dio. Vedi lì, la vedo, ce l'ho lì di fronte, ma non ci si può arrivare. E lì, a meno che non mi possa buttare da questa parte papà. Ah, allora aspetta, manovella. Ho preso la manovella, ce l'ho fatta. No, ma io fai il giro della casa. Da questa parte papà, dove cazzo è? Ah, devo solo camminare nell'acqua. Da questa parte papà. Ah, ok, una scritta, non capivo. Sì, sì, bom, ok, abbiamo trovato sta famosa chiave con stemma di ferro. E si trova un lanciagranate, per cui non ho spazio. Tubino sangue di piccione. Alla fine. Boh, l'ho aperta quella. Boh, ok. Rubino sangue di piccione, ma dove cazzo sei? In quella porta bloccata che c'era nella vecchia città orientale, che tu dicevi... Ma che è successo? Ma che cazzo, l'avevo appena messo a posto, porco dio, ma di che state parlando? Allora, l'hai trovato sto lanciagranate invece di trovare il rubino? Ho trovato il rubino e non ancora il lanciagranate. Che allora, nella... dove cazzo sei andato? Dove stai dicendo? Sono andato nella vecchia città orientale, sai che ci sono due... Okay, tu hai detto, tu intendevi porta meccanica, io sono andato ad aprire quella con il, che poi tra l'altro è ancora rossa, quella con lo stemma di ferro. Dove c'è il tesoro dentro? Aspetta, blu, perfetto. Ok. Sì, vedi che qua c'è la Vergine Guerriera. Ah, si è sfondato il cancello. Il cancello che era chiuso, perfetto. Va bene, mentre io adesso torno ad aprire quella. Ah, devo riordinare le cose o non ci sta il lanciagranate, mi sta, sai? Esatto, l'ho fatto anch'io, ci ho messo un attimino. Mentre te mi parlavi di rubini, cristalli, io che cazzo. No, sono nel posto sbagliato. Ma sei stupido? Ma cazzo, avevo fatto tutto bene. Sai, anche a me, io idem. Anch'io, me l'ha fatto rifare due volte. Perché devi confermarglielo, devi dargli X. Ok. Questi sono dei polli neri. No, forse erano solo delle galline nell'ombra. Sei andato dove tu adesso, dopo che hai raccolto tutto? Sei andato dalla statua chiave della meccanica. Vergine? No, no, devi stare calmo, Vergine. Sono andato alla statua dei polli qua, la chiave meccanica. Quella che ho fatto prima io. Esatto. Ora sto salendo una scala pioni.
Sì, fai tutto il sentiero sulla neve e ti butta su un tetto e lì c'è una roba da prendere. Ed Voilà, questa roba è rubino di sangue di molto. piccione. Pazzesco. Va bene. Quindi questo è fatto, quello è fatto. Ora ce ne possiamo tornare dalla Vergine Guerriera. E prima di spegnere, voglio provare questi due ponti levatoi. Rose is waiting for you. Attenzione, sono per noi questi. Guarda che dice un Sì. caprone della Madonna. Lo Leggendario. spettacolo deve continuare. Sì, stanno. Però in Ammazzato realtà la capra. Sono due. andiamo a salvare. Perché sta roba mi sembra molto Arkham Asylum, fa con Joker che alla fine ti dice, vieni, la festa sta iniziando. Esatto. No? Quindi andiamo pure dal Duca. Che No, non. Duca, lì c'è la porta con sei vie, mi sa che è la conclusione. Siamo alla fase conclusiva. Quindi, esatto, quindi cerchiamo di prenderci bene tutti i tesori prima. Allora, Allora, Duca. Buongiorno. Duca, c'è una valigia in più? Andiamo a ficcare. Vabbè, prima salvo. No, ma dove Allora. cazzo ho salvato, porco. Ma Cala sto pezzo di bambino, va? Dov'è? Foto, ruota, io flacone. sto vendendo in realtà. Io adesso vendo. Madonna della. Abbiamo tanti di quei Ah, tesori che. esatto, quindi adesso vendiamo questi due tesori e alla fine c'è un. Oh, ciccio. Ah, my No, no, apologies. ce l'avevo con lui. Come, da dove cazzo l'ha preso Cadù? C'ha Cadù in mano, hai visto? Io ancora sto comprando gli oggetti, Sì, devo ancora ma inserirlo cosa. prima di. No, prima di comprare gli oggetti, se lo guardi, il Duca c'aveva Cadù in mano. Ah, cazzo. This is Lord Morose? Ma perché ce l'ha lui? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Boh. I've procured Dimmi some new potenziali almeno al items for massimo you, Mr. tutte. Winters. Non ha Che spazio postumo. aggiuntivo da darci per ora. No, no, ma perché per me abbiamo trovato la Magnum e il lanciagranate. Le armi del gioco ce le abbiamo praticamente tutte per Allora, io vorrei provare prima me. Sì, prima metto il coso io. il ponte levatoio del castello di Dimitrescu, se si può fare. Se no, Esatto. poi il ponte levatoio che c'era più indietro. Allora, andiamo dal ponte d'auto di Castello Dimitrescu. The show must go on. Allora. Che non si può, perché è dall'altro lato. Boh, Il problema è che quindi. noi per prendere quel tesoro sappi che dobbiamo andare proprio lì. Mi sa che se non ci sarà un modo, mi Cioè, sa siamo che dobbiamo girati nel fare. culo. Però scusa, quando noi siamo scappati dal castello è stato tutto troppo repentino perché lei ci ha preso, ci ha buttato su nelle cose. Forse quando siamo caduti giù, dovevamo girare e non abbiamo girato. È stato lì l'errore. Allora, proviamo ad andare al ponte levatoio che sappiamo che si può fare. Sì, E vediamo dove esatto. porta. Perché comunque è una parte facoltativa, chiaramente, quella. Mi viene in mente una roba, cioè, Beppe. Cosa? Ci ricordiamo che il 7 aveva due scelte nel finale, sì. Sì, è vero, sì. Non è che conveniva tenersi i pezzi di bambini invece di ficcarli a priori. Non ci abbiamo pensato. Esatto, ma io penso. Può essere. No, non ci ho pensato. Non ci ho Boh, pensato. vedremo. Ma io ho abbassato il Pure ponte. io. Vediamo. Qua ci dice di pigliare sta barca. Magari ci fa andare in sto vigneto della Dimitrescu. Vediamo un po'. Io la prendo la barca, non è un problema. Qua Andiamo. si può andare avanti e indietro. Minchia, qua ce n'è che si può esplorare. Allora, andiamo prima davanti, che dovrebbe essere dove c'è la Dimitrescu. Esatto, magari un modo alternativo per arrivare al castello, visto che c'è il ponte levatoio. Dove cazzo stiamo andando? Castello, esatto. Arrivi al castello. Questo è un castello. Scendi dalla barca. Sì, forse sì, Eric. Forse Aspetta, non ci aspetta. siamo girati nel culo Allora, niente, fermo. però. Qua possiamo andare a sinistra o a O basta destra? del ponte. Ah, vabbè, il ponte è a sinistra.
Ma okay, passiamo sto ponte perché là abbiamo un pozzo. Facciamo prima il pozzo. È un salvataggio, okay, tra l'altro. Ok. Stiamo diventando professionisti. Allora, qua. Dai. Sì, perché qua forse è dove siamo entrati all'inizio per il castello, che adesso è chiuso. E va bene. Mentre qua c'è un salvataggio, c'è... Ho finito l'oggetto che mi era stato richiesto, sì. Puoi trovarlo? Consegna la casa con il comiglio rosso, sì sì, già fatto, vedi. Sì, e sì, qua c'è, e qua c'è questo. Ruota del pozzo, vai. Azz, si può scendere. Vabbè, io ho salvato. Scendiamo. Andiamo un po'. Aspetta, che coglione, certo che si... Ruota del pozzo. Raga, quanto è giù lungo? È snecchita. Che cazzo, siamo finiti? La stanza delle torture. Sono è chiusa dall'altro... No, è chiusa dall'altro lato. Allora, te lo spiego io. Lì c'è un tesoro, lo vedo che c'è un tesoro. Lì probabilmente ci arriviamo. Dall'altra parte, dici? Allora, ho bisogno di fare platform qui. Ah, aspetta. C'è da fare un po' di platform. Ti devi arrampicarti. Bomba artigianale. Bomba artigianale. Ho premuto dei pulsanti. Ah, per andare al secondo piano devi farti... No, non... Praticamente devi fare uno, due, spingi, che cazzo spinge questo qua? Bestiale. Munizioni esplosive, mi catafotto di sotto. Vabbè, era solo un tesoro. Oh cazzo, mo. Ma però io devo ancora arrivare dall'altra parte. Io sono ancora. Io però qua c'è un problema. Io ho troppe risorse perché non ho più. Non ho più spazio. Perché le munizioni sono importanti. Il villaggio si è calmato ammazzando nel 3 su 4, si è calmato improvvisamente. Ma ho detto basta. Però il cristiano non mi ha venduto la roba, è un problema, mi doveva vendere... La valigia più grande, dice. Ma per me non te la vende più perché è il massimo. Poi mi posso sbagliare. Non è possibile. No. Ok, io mi sono rificcato nel castello di Dimitrescu. Pure io. Per me non penso che ci faremo tutto, ma è un... A parte che qua c'è di nuovo un enigma del cazzo. Bisogna accendere i due cosi. E qua sparagli. C'è il tesoro. E qua c'è il tesoro. Ma cosa c'è? Io ho sparato. Niente, c'ho l'inventario troppo pieno. Quindi, allora... Che ore si sono fatte? Mamma, avete rotto il cazzo. Per me prendere il tesoro e... Per me prendere il tesoro e ritornare su e salvare ce la facciamo. Tanto... Chiedi soldi. Porco di... Vaffanculo. Boh, gli puoi dar fuoco se gli... Ho sbloccato un trofeo dandogli fuoco, facendogli saltare, vabbè.
Ah, aspetta, adesso bisogna dar fuoco qua, però. Ah, ho capito, devi farti raggiungere da quella, devi dargli fuoco, lei ti segue e dà fuoco al braciere. Ok. Io quindi ho sprecato dei proiettili per niente. Ci sono arrivato a caso, eh. Vieni, vieni. Ma dato anche un Per non trofeo. morire prima. Vieni qua. Ok, Non lo sta esatto. facendo. No, me l'ha fatto, basta che ti metti. Ok. Guardala qua, stato d'oro della signora. Trofeo Bestiale. preso. Trofeo hai Non è preso? giù. Cioè, no, trofeo della signora d'oro, che Ah, cazzo in quel senso lì. è? Va bene. Però mi dà Ok. ancora rosso, me lo dà. Eh sì, è Aspetta, pieno di poi. Ok, munizioni, in giro che io, boh, non lascio qua perché ne ho troppe. Qua ci sono dei soldi. Ti spiego, secondo me la carne tiene spazio, bisogna cucinare qua. E basta. E in realtà con la barca possiamo ancora andare ad esplorare un'altra parte. Però allora io andiamo prima... indietro. Io Tu però vuoi prima salvare? torno... No, voglio tornare dal duca e liberarmi spazio, in qualche maniera. Allora. Beh, ma a parte che se sono munizioni le lascio lì e nel caso avessi bisogno le vado a prendere, no, basta. Ma Però io co... adesso con questa cosa che sono sulla barca, mentre tu scendi, io vado un attimo alla scoperta e ti dico se effettivamente porta da qualche altra parte la strada all'indietro. Anche capire se andiamo ad impelagarci perché eventualmente si fa in un secondo momento Welcome. stasera. Welcome. Borsello del Suca. Ah, L'alias. vai, dove c'è del pesce allucinante? Ok. This is all an Prendi investment. sugli spado perché mi hanno dato il cazzo. I look forward to seeing the fruits naturally. Pesce prelibato. Ok. E Niente, cuciniamo ok, un poi. po' perché qua se no... In buon senso uno, vedi, carne di qualità, ciorba de pork. E allora magari faccio un attimo sta ciorba. Sento il rumore di fritto. Ah, un posto segreto. Mina, munizione esplosiva. Praticamente è un posto dove ti dà munizioni a strafottere. Ma proprio tipo a strafottere, moneta antica. Aspetta, aspetta, Beppe, aspetta. È Intanto io impedito qua da ho saltare. scoperto una roba. La carne la puoi depositare. Questa è una roba. Ah, sì. Ah, tu la lasci lì quando Gliela hai questo ti lasci e fai. quando ce l'hai tutta la cucini. Pensa. Don't let up yet. Capito? Io infatti a saperlo vaffanculo, ora deposito tutto. Io vengo lì dove sei tu e poi quasi che vado già a fottermi le munizioni che ho lasciato lì. Adesso Così la sta mail la leggiamo insieme che ho trovato. vediamo. Questa cosa è iper secondaria, ma proprio iper secondaria. Iper secondaria. C'è sta roba qua se non. Cioè io praticamente sono pronto per fare la guerra perché fondamentalmente. Che cazzo è successo? Che verso hai fatto? Allora. Niente, mi sono stirato un attimo. Qua ci sono dei pesci leggendari della Madonna, Sì, aspetta. prendi, li ammazzi. Io ho sparato 3 colpi e mi sono rotto il cazzo col fucile. Cioè, con il coltello. Poi una certa qua al coltello mi sa che lo vendo, faccio qualcosa perché mi prende solo spazio. Caverna. Entra nella caverna, passa nel posto stretto. Le radici. Siamo finiti nella tomba dei giganti. Siamo finiti. Porco dio. Cos'è? C'è qualcosa che si In muove? avanti. In avanti. Allora. Guarda la roba che c'è qua. Sequenziamento del DNA completato, corrispondenza del 99,5% con il mutamicete di Dulvey.
Chi è Dulvey? Ah, lo scarto del 0,5, non lo so 5 che attribuito a interventi umani su mutamicete, ciò vuol dire che probabilmente questa è la fonte originale, quindi la fonte originale è... Non mi ricordo se Dulvey era il cognome di Evelyn, perché era lei che aveva il mutamicete. Necessarie ulteriori indagini per scoprire come la Connection sia riuscita a trovare ed estrarre la muffa. La colonia fungina si è diffusa in tutto il villaggio. Nel caso dell'incidente a casa dei Baker, coloro che sono stati infettati dalla muffa sono diventati parte di una rete di coscienze conservata nel mutamicete. Se quella rete è connessa a questo luogo, possiamo supporre che tutti i dati raccolti siano conservati nell'organismo che si trova qui. Se le cose stanno così, quali sono i dati a cui è interessata Miranda? Guardalo lì. Mutamicete, di sta minchia. Moneta antica. Moneta antica, che anche lì, una volta le monete le devi mettere nelle gabbie degli uccelli, vabbè. Sì, penso che qua sia un tesoro. Qua. Pugnatura Hai frontale. ragione, un tesoro. Moneta simile a quella che stavano a casa dei Baker, di valore. Sì, è un richiamo questo a riferimento a casa Baker. Boh, torniamo indietro. Tu avrai degli zombie da ammazzare. Che succede un bordello adesso, ma io ho usato il fucile a pompa, di cose cattive. Ma io me ne sbatto il cazzo.